Ciao raga. Allora, con questo video voglio farvi i miei più sinceri auguri di buon Natale a voi e a tutti i vostri familiari, però voglio condividere con voi un piccolo pensiero riguardo al Natale. Che cos'è il Natale? Questa è una bella domanda, eh? Io lo sto capendo adesso che ho 33, quasi 34 anni. Il Natale, ragazzi, per me, che sto un attimino entrando nell'ottica, è un momento per stare tutti insieme in famiglia. Ora, non so se sapete voi, io non ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia unita, cioè nel senso papà e mamma. Sinceramente adesso, con l'arrivo di Sofia, sto scoprendo anch'io che cosa significhi la parola Natale. Ok, non voglio tediarvi tanto con questi discorsi. Però voglio farvi capire che il Natale è un momento importante. È un momento importante da passare in famiglia, o per chi non ha fortuna di avere una famiglia, vi auguro di passarlo con la persona o le persone che più vi facciano sentire meglio, più vi facciano sentire il calore di questo momento. Quest'anno Sofia, il 6 di dicembre, ha compiuto 2 anni. E quindi abbiamo fatto il primo albero di Natale tutti assieme. E questo mi ha fatto riscoprire il vero spirito natalizio. E voglio rivolgere anche 2 parole a tutti i giovani che mi seguono dai 18 ai 20 anni, anche prima, 14, 16, 18 anni, diciamo ai giovani, agli adolescenti che mi seguono, state assieme ai vostri cari, perché un consiglio che voglio darvi è proprio di vivere Natale stando tutti assieme. Se dovete andare dai nonni, fatelo, perché poi loro non ci sono più, poi vi rendete conto che certi momenti vi mancheranno. Io ricordo quando è che c'eravamo tutti assieme, che facevamo il pranzo, però purtroppo sono solamente lontani ricordi. Non sapete quanto darei per poter rivivere solamente una volta sola quei momenti. Consiglio che voglio darvi: godetevi i vostri nonni, godetevi la vostra famiglia, perché il tempo purtroppo gioca a sfavore di tutto. E quindi vi dico di per certo che poi questi momenti, che magari adesso ti sembreranno pallosi, ti mancheranno tanto, e faresti qualsiasi cosa per poterli rivivere una sola volta. Beh, adesso è arrivato il momento di farvi vedere come sto passando il Natale io, cosa abbiamo fatto con la mia famiglia e il primo albero di Sofia, che dopo 2 anni praticamente siamo riusciti a farlo senza distruggere niente. L'anno scorso Sofia non poteva capire, era troppo piccola, ma quest'anno è cresciuta, è molto intelligente. Vedrete nel video che ha collaborato veramente tanto. Non voglio tediarvi con altri discorsi, vi lascio alle immagini e vi auguro un felice Natale a tutti voi e a tutta la vostra famiglia. Un bacione, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi, come potete vedere, siamo vestiti tutti e tre uguali. Io con la maglietta di Natale, mia moglie e c'è anche la Sofia oggi. Allora, voglio fare questo video più per avere una sorta di ricordo del primo albero di Natale della Sofia. Quindi andremo ad allestire tutti gli addobbi di Natale e lo farà la Sofia. Quindi non so cosa aspettarmi, non badate alla qualità delle immagini, quindi è un video che ho preso e voluto fare senza preparare. Quindi bandiamoci le ciance, la Sofia è già pronta e andiamo a fare l'albero, ragazzi. La Sofia è già bella che è pronta. Sofia, cosa stai facendo? Stai tirando già fuori l'albero? Da sola? Ma che brava che sei! Lo fa la mamma? Sì, ma tu devi darmi una mano, devi darle, eh? Questa è la stella gigante. Quella lì va messa all'ultima, Sofia, eh? Va messa all'ultimo. Com'è l'albero? Grande!
L'ultimo pezzo, brava mamma. Di chi è stata l'idea dei vestiti? Mia. Ecco. Dice la mamma, hai visto Sofì? Ecco, primo danno della Sofì. Cos'hai fatto Sofì? La stella? Dai che adesso dobbiamo fare l'albero, Papà. Vieni, allora adesso è arrivato il momento di fare l'albero, Sofia, siamo nel clou, vieni. Qua così lo facciamo qua grosso? Sì. Ok, allora mettiamo prima il primo pezzo. Mamma. Che dovrebbe essere, se non ricordo male, questo. Sì, guarda un po' come diventa grosso, Sofì. Guarda un po', Sofì. Sei pronta? Guarda, 1, 2, 3. Giù! Il secondo pezzo, adesso mettiamo quasi il pezzo alto. Guarda, Sofì. Ecco qua. Tutto! Ma non è mica finito, Sofì. Bisogna decorare adesso. Bisogna metterci le palline, bisogna aprirlo. Ti piace? Sì. Su. Brava! Fai così, grande! Yeah! Fai così. Brava! Sofì, adesso è arrivato il momento delle palline. Sofì, guarda le luci! Giusto, amore? Incominciamo dall'alto e ci andiamo giù. Le mettiamo tutto attorno. Miguel, tu non puoi. No, tu non puoi uscire perché sennò combini dei casini adesso. Scordatelo. Eccoci qua. Facciamo una bella passata di luci. Sofì, guarda qua cosa sta facendo. Quante luci, Sofì! Quante luci! Vuole passare in mezzo, fai una curva, gira. Brava mamma, così. Sofì, hai visto le lucine? Che belle? Ti piace il tuo albero? Sì! Sì, chi è che l'ha fatto? Papà! No, papà è la Sofì! Poi ci mettiamo tutte le palline, amore, verrà ancora più bello. Sì, adesso mettiamo ancora queste luci che la mamma sta sgarbugliando. Però... Se non stiamo tenendo a non romperle. Però manca un po' di luce, vedi l'albero? Che bello! Che bello l'albero! Hai messo tutte le lucine? Le hai fatte tutte da sola? Le hai fatte da sola con papà? Cosa fai adesso, Sofì? Le palline? Quante ce n'hai da mettere? Oh, mamma mia! No. La metto io, dammi. No, mettile insieme alla mamma. Non ce la fa, secondo me. Brava mamma. Sei una dovatrice, una dai, dovatrice tu, di palle. Tu portamele tu, Sofì. Portamela, Sofì. Qua però manca il gancetto. Aspetta. Aiuta la mamma a mettere la pallina, brava. Ok, prendimene un'altra, amore, vai. Prendila, prendila, Sofì, vai. Bravo, no, quello... Vabbè, faccio io, vita. Prendine un'altra, Sofì. Guarda quante ce n'è. Ma non sono palline quelle, cosa hai preso? Il fiocco di neve? Va bene, secondo me. Il fiocco di neve? Papà, si vado via? Va bene, vado via. Sofì, mettiamo la pallina insieme con papà? Vieni che mettiamo la pallina insieme con papà. La mettiamo qua, vieni con le manine, incastrala qua, così. Brava, va, molla. Brava! Dai, prendi, passa un'altra pallina, papà. Vieni, passa un'altra pallina. Grazie. Come si dice? Dove la vuoi mettere? Qui? Insieme? Insieme. Bravissima! Prendine un'altra, dai. Fammi vedere come sei capace a mettere le palline tu adesso. Hai imparato. Prendiamone una rossa. Sicuramente voi l'avete già fatto l'albero, ma qui siamo un pochettino in ritardo, per colpa mia. Quindi ci mettiamo questa qua. Con scritto Buon Natale. Chi l'ha fatta questa? Questa l'ha fatta papà. Buon Natale. Sofì, ma le luci e le palline le hai messe tutte. E adesso cosa facciamo? Dobbiamo mettere i festoni. Guarda. No! Come no? Guarda cosa c'ha la mamma in mano. Lo vedi cosa c'ha la mamma in mano? I festoni. Lo vedi? Sì. Questi qua vanno messi nell'albero, Lo fai tu? Lo fai tu, Sofì? No. Chi lo fa papà? Come al solito. Sei in pandan con i festoni, Ilaria. Brava. Anche tu sei in pandan. È vero, anch'io sono in pandan.
Siamo tutti in pandan. Là c'è Miguel. Miguel che è in castigo. Non lo farò uscire perché sennò devasta tutto lui. Eccolo là, Miguelito. Miguel in castigo. Sofì, ti piace il tuo albero? Guarda un po' che bello che l'hai fatto. Vieni qua. Guarda un po' che bello il tuo albero. Brava, con la scritta Merry Christmas. Però papà non ha ancora messo il puntale. Sei pronta, Sofì? Uno, due, tre. Giù, molla. Vediamo un po' se sta dritto. Abbiamo fatto un bel lavoro. Quasi, dai, quasi. Sofì? Bravi! Sofì, l'albero l'abbiamo fatto. Adesso papà deve mettere le luci esterne, eh? Vieni a mettere l'arena con papà? No. Mi lasci sempre lavorare tutto da solo? Quindi papà adesso va a mettere le luci di fuori. E vabbè, dai, faremo questo sforzo.